Salve Dozers e bentornati a New Super Luigi U. Vi chiederete perché non ho il power up dell'altra volta e una vita in meno? Perché ho iniziato il livello pensando che stessi registrando, invece non era così. Quindi adesso dovrei stare registrando effettivamente. Questo livello l'ho già visto in un trailer, se non sbaglio. Si vedeva che c'era una moneta stella in una capanna o qualcosa del genere. Ok, la prima è qua. Questo l'ho già fatto poco fa. Ok, poco fa quando... cioè dovevo star registrando, invece non stavo registrando. Mi succede anche altre volte ed è abbastanza odioso. Una volta ho registrato un'intera parte in questo modo. Cioè, registrato tra virgolette. Non sapete poi quanto è fastidioso, perché io proprio per questo mi faccio sempre dei file di backup, se no davvero poi alla fine. Oh, un riferimento a Luigi. Stavolta che nuota. Controlliamo sempre le capanne. Non si sa mai c'è una moneta stella. Ok, uccidiamo da qui sotto. Yes, vita. Muori, infame. Grazie mille, grazie mille. Sto perdendo troppo tempo. 30 secondi. Oh, nose. E ora dov'è la terza? Sarà più indietro. Ah, oh, 22. Un bel oggetto, Toad, per favore. Così vado a prendere la terza moneta con qualcosa di decente. Una vita. Benissimo, guarda. Grandioso. Almeno non occupa gli slot, perché si applica, possiamo dire, automaticamente. Bene, cerchiamo sta terza moneta del cavolo. Ecco la terza moneta, wow. Abbastanza nascosta. Cioè, dovevate per forza scendere qua sotto. Queste monete a apparizione che ci sono un po' dappertutto sono abbastanza odiose. E ok. Fondale dei ricciospini. Sicuramente qua c'è una trollata. Infatti. Una trollata. Un'entrata segreta, vabbè. Una trollata perché... perché ti fanno proseguire e alla fine cerchi ovunque la moneta stella e non la troverai mai, perché si trova all'inizio del livello che non è più accessibile. Che gentili sti programmatori. Posso dirlo? Posso dirlo? Mi ricordo Super Mario World. Oh my god. Dani, stop. Bene. Allora, in questa entrata non c'è moneta. Vabbè, abbiamo preso la prima, quindi si suppone che la seconda sia un po' più avanti. Infatti, eccolo. Non è neanche troppo crudele. Scherzavo. Scherzavo, scherzavo. Oh no. E adesso? Cioè, ma come potete voi, infami dei produttori, farmi una cosa del genere? Come? Questo livello è da mal di dita praticamente. Cioè, aspetta. Ok, l'ho presa. Vai, 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 vai. Yes. Yes. Aia, però mi fa male. Appunto il dito. Cioè, non mi fa male il dito. Mi fa male il nervo. O qualcosa del genere. Ok. Stupidi cosi dorati che si mettono in mezzo. Via. Via. Ok. Terza. Di già, vabbè. Penso che adesso finisce il livello, no? Ok, ne ho mancata una. Fiu, fine. Niente, numeri primi come timer, va bene così, va bene.
E questo è fatto. Adesso la torre. E poi... Oh gosh. L'uscita segreta. Ok. Why the heck? Perché? No! What the heck? Ok, moneta trovata. Bene. Iniziamo bene. Adesso passo 2, non farsi uccidere. Passo 3, oh gosh. Passo 3 è questo. Poi passo 4 qual era? Mangiare una pizza. No, non era quello. Ok. Come on. Ho paura. Dimmi che è finito questo aborto. Aborto. Abominio. Non c'entra niente. Oh gosh. Ok. Fungo. Phew. Però adesso... come on. Per una moneta mi devo rifare il livello. Va bene. Mi rifarò il livello per una moneta stella. Ok. Solita solfa. Boom boom, you suck too much. Ah. Forza. Ah, infame. Ok, colpito. Perché ho come l'impressione che adesso perderò? Nah, non perderò. Ah, devo usare la logica del senso contrario. Perderò sicuramente. Ok. Sapete in cosa consiste? Consiste nel dire il contrario affinché avvenga il vero. È davvero molto utile questa logica. Non preoccuparti, Peach, sta venendo Luigi, più fifona di te. Nope. Ok, presa. Ok, vediamo un po' di fare questa casa fantasma. Questa, vabbè, stiva infestata. Uscita segreta sarà qualcosa di impossibile. Vabbè, sarà tipo una roba di fare così. Di fare un pestone. Come tutto il resto. Perché sennò i programmatori non erano contenti. Perché tre tubi? Boh. Ah, sono uguali. Vabbè. Spero che sia vero. Sennò, ok, qua sopra non c'è niente. Là sotto. Riferimento a Luigi. Porco puffer. Non so come si chiamano. Rompiscatole. Che stress. Davvero. Che stress. Che 5. Non c'è uno senza 5. Non so cosa ho detto, però vabbè. Non esiste nemmeno. Ok, fiore. Fiore che va all'inferno. Sì, perché adesso mi colpiranno. Infatti. Vedete, sono un veggente. Stavo cercando di usare la logica del senso contrario. Però non funziona. Non funziona. Bah. Volevo avere la veggenza al contrario. Invece non la posso avere. Ok, almeno è uno stress in meno.
Almeno è uno stress. Vabbè, lasciamo stare. Se non so parlare senza ripetere 30.000 parole è colpa mia. Ok, stavolta non sbagliare, per favore, Dani. Ok. Good job. Good job. Bene. Fine. Vediamo un po' dov'è questa uscita segreta. Ho già qualche mezza idea. A parte ovviamente facendo ground pounding, perché sennò i programmatori non sono contenti. Allora, che livelli mancano? Ne mancano 3. Cioè, no, 4, 5, perché c'è il castello, vabbè. Ok. Ok. Ok, ci siamo. Ok, ok. Vai così. C'era anche il segno. Me ne sarei dovuto accorgere subito. Bene, bene, bene. Essere inseguiti da sti pesci del cavolo può essere utile per trovare entrate segrete. Ok, solita strada con roba random. E vediamo, chissà come avranno rifatto, modificato, cambiato, come volete definire, il mio livello preferito, perché penso sia il mio livello preferito di Mario U, no? E chissà se lo sarà anche di Luigi U. Facciamo prima questo perché mi secca andare là. Oh no, Game Pass carico. Ok. Il ventilatore è una manna, non avete idea. Con sto caldo è... Riferimento a Luigi! Però è all'aria al contrario, forse. È sbagliato, è sbagliato. Avete sbagliato tutto, programmatori. Ok. Prima moneta. Avete sbagliato l'esistenza, programmatori. Oh, what the heck. Oh no, ne ho mancata una. Oh, come on. Ne ho mancata una. Fungo. Qua c'è. Qua c'è nulla. Seconda, almeno spero che sia la seconda. Ok, la seconda. Guscio me lo conservo. Mi ricorda il primo Super Mario Bros. Se non mi chiamate Dani, sei solo nostalgico perdente. Salti. Questi salti sono da infarto, davvero. Stupidi pesci bitch. Ok. Ho fatto un salto Uber. E adesso, dai, è impossibile mancare le monete stelle in questo livello. Quindi non faccia. Mi sarebbe d'aiuto un guscio, guys. Però torniamo indietro. Questo Koopa c'è d'aiuto. Magari se rinasce sarebbe anche non male. Come on, Koopa. Oh, è caduto di nuovo. Koopa, come on, Koopa. Mi sta sfiorando quel chip chip. Sì, davvero. Volevo usarlo per quello, davvero. Guarda, non aspettavo altro. Sono nato per uccidere quella. Bah. Ma vai a cagare, davvero. Mi suicido quasi. What the fuck am I doing? I was doing. Comunque, sono con. Ok, penso di potermi sacrificare per prendere questa moneta. Sempre che non perdo adesso, eh. Ok. Phew. My gosh. My gosh. Ho anche spento il ventilatore, perché mi dava fastidio il rumore, per concentrarmi. Vabbè, concentrarmi tra virgolette. Vabbè. Non so se lo sentivate, però. Ok. Tempo 35 minuti. Con un sacco di tagli. Ok, corsa sulle fontane, vediamo un po'. Spero di non perdere il fungo. Ok. Almeno i geyser qua ritornano subito. Fontane, geyser, quel che sono. Quel che geyser sono. Basta con le battute penose, davvero, Dani, basta. Basta. Ok, Gumbarelli, bye bye. Ok, monete rosse. Le prende il guscio. Ok, non le prende il guscio. Ok, ok. Finalmente qualcosa di positivo.
Beh, relativamente, perché ancora non ho trovato la seconda moneta. E non vorrei che l'avessi persa forever. Prendi quel diamine di coso. Ah, bitch, ok. Niente. Non mi interessa prendere moneta. Oh, come on. So come si fa, però. Ok, pazienza. Ah, pazienza, un bel corno. Nabbit. Nolla. No. Vabbè, dopo lo prendo. Allora, stavolta stai attento. Prendi questo, non perderlo. Usalo contro questo idiota. Oh, alleluia. Alleluia. Non aspettavo altro. Ok. Seconda moneta. Adesso stiamo attenti. Perché basta congelare qualche idiota per... Ok, ok. L'altro è morto. Addio per sempre, stupido livello. Ennesimo stupido livello. Bene, bene, bene. Andiamo a prendere Nabbit. Ok, lo chiamo Ruboniglio. Andiamo a prendere il Ruboniglio. Se no mi dite... Dani, usa i nomi inglesi, mi disiscrivo. Fa il salto a parete, questo è solo. Cioè, gli hanno dato le piattaforme apposta per essere pro. Ma mi faccia il piacere. Guarda io come sono davvero pro. Ero pro. Ho perso. Ha guadagnato il vantaggio. E temo che lui raggiungerà la fine del livello. Forse. Sì. Su. Yes, Nabbit. Addio, Ruboniglio, Nabbit, quel che sei. Ok, mal tolto, bla bla bla, P-Acorn. E Nabbit è preso in tre mondi. Stavolta lo prenderò durante la playthrough. Così non dovrò fare extra, dato che gli extra saranno praticamente soltanto... cioè sì, devo fare i due extra del mondo superstar. Magari in una sola parte, non lo so. Sapete l'ultimo livello, cioè il penultimo livello. Nuotate con le dranguille. Ah, è dranguille al plurale, quindi sono più dranguille. Oh no, sono due dranguille, sono... Poi magari sono tre, poi quattro. Vabbè, non c'è due senza tre, saranno sicuramente tre. Tipo alla fine ne appare una, quando stai per cliccare la barra là. E ti trolla. Muoviamola, che sennò è inutile ucciderla, si è capito. Cioè sarebbe utile, però è inutile per la difficoltà che crea. Tranquilla. Tranquilla del penis, levati. Ok, muori, ho capito. Non vuole morire? Ok, non può morire forse. Magari, Dani. Magari non può morire. Non me ne frega niente dell'anello. Me ne fregava adesso. Oh my god. Oh my Call of Duty. Oh my, E ora in quale tubo? Sicuramente quello, dai. E quello è il tubo, cioè. Se c'è un tubo là, sì. Te lo faccio vedere io il tubo. Mi basta che vieni qua, tranquilla, e mi uccidi questo coso. Grazie mille. Non mi serviva altro. Ciao ciao. Al prossimo viaggio, al prossimo Mario U. Al prossimo... Al prossimo che? Ci vediamo in Super Peach U, ok? Bye bye. All'anno di Peach. Il 2016. Sto sparando cose random, se poi è vero non lo so. Fra tre anni scopro che è vero e che ho detto questa cosa. Mi chiameranno tutti veggente, anche se volevo essere un controveggente. Ma pazienza. Ok, andiamo a fare il livello segreto, che non vedo l'ora di vedere com'è. E come si chiama ovviamente.
giungla fagiolosa. Epico! A Sogghigno piace questo elemento. Oh my god. Oh my god. Epico. Cioè, hanno reso il livello invece di aereo, cioè, con lo sfondo aereo, a tema aereo, possiamo dire. Volante, tema volante, aereo. A tema giungloso. Se giungloso esiste. Prendiamo quella. Ah. Ah, è geniale, cioè sì. Questo livello è praticamente, invece di verticale, orizzontale a scorrimento automatico. È un peccato perché a me i livelli verticali piacciono molto. Però pazienza. Dato che i livelli verticali sono poco frequenti, molto poco frequenti. Come meccanica, appunto, preferisco quella di Mario U, ossia del livello verticale, però vabbè. Beh, appena butto Yoshi, per... no, io non butterò Yoshi, vero? Io ho buttato Yoshi. Un tubo segreto. Seconda moneta e quella là è la terza, ci scommetto. No. Questa è la terza e quella è la seconda. Vabbè, pazienza. Il che ha poco senso perché quel tubo è messo prima della terza. Ma perché sento? Ah, il... è il Wii U che si surriscalda questo rumore. Non dovreste sentirlo. O magari lieve, lieve. Arcobaleno. Ok, prendiamo questa seconda moneta. È tristissimo quando lo devo fare. Davvero, uccidi una vita e salvi la tua. Non è crudele, voglio dire. Povero Yoshi. RIP Yoshi. Ci mancherai. Yoshi. Che poi lo rivedremo in un altro livello. Stavolta, Pterotondo Troll, non mi hai fregato. Yes. Ah, Pterotondo. Voglio vedere. Infame. Ok, andiamo a fare il castello. Ossia, è come dire, andiamo a sclerare. Oh my god, un'ora di registrazione. Ne uscirà sicuramente un mondo da due parti. Boh, ne sono abbastanza sicuro perché il massimo che mi sono imposto è sui 37 minuti. Quindi se supera il video in generale 37 minuti, devo rifare, cioè devo rifare, devo dividere il mondo in due. Lo sto registrando tutto in una volta, quindi. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Ok. Yes, mini Luigi. Servirà a qualcosa? Sì. Tubo segreto? Vediamo un po'. È a speedrun? Perché se non mi uccide, yes. Mi dai la seconda moneta, please? Magari l'ho saltata. È anche abbastanza probabile. Rage quit. What the fuck? Sapete cosa mi fa pensare Castello Sparatutto di Larry? Esatto, un FPS. Avete azzeccato. Larry è un amante degli FPS. Abbiamo scoperto adesso. Bowser, digliene 4. Perché non può permettersi una cosa del genere. Non ti puoi permettere un figlio amante degli FPS. Ok, prendiamo di qua perché... perché davvero non si può. No, davvero non si può una cosa del genere. Moneta stella. Oh, moneta stella, come on. Prendila. Ok,
No, stavi mirando bene. Non a me. Non a me. Non a me. Qua, qua, qua. Va bene, va bene, va bene. Era ottimo. Ok, moneta stella. Sono fottuto? No, ok. Andiamo. Oh no, adesso c'è il mega giga ultra iber duper toaster. Eccolo. Ok, terza moneta. Ora mi sento realizzato. Non c'è tempo. Non c'è tempo, davvero. Magari potevo abbassarmi là sotto e aspettare che se ne andasse, però no. Mi dispiace Larry, ma devo porre fine alla tua esistenza, perché Call of Duty non è per te. Davvero, lo dico per te. Lo dico per te. È 18 più, mi dispiace, ma addio. Gioca a Kid Icarus Uprising, che è 12 più, ma non a Call of Duty. Se ha 12 anni. Non penso sinceramente che abbia 12 anni. Non so come, ma ho l'impressione che ne abbia tipo 8 o qualcosa del genere. Ok, bye bye. E ricorda, posta l'Xbox. 111 di tempo, wow. Ok, prossima volta ghiacciaio candito. Chissà cosa ci aspetta. Chissà. Non è cioè è stato difficile, lo ammetto. Ci ho messo 1 ora e 45 secondi. Però c'è di peggio. Di sicuro c'è di peggio. Ok, tutte le monete stella. Salvo. E io vi rimando alla prossima parte in cui faremo il ghiacciaio candito. Alla prossima. Torre degli spiedoni. Già inizio benissimo. Torre degli spiedini. Sarebbero stati più appetitosi. Oh gosh, no. Sicuramente la moneta stella. Suicidio. Questo fatto mi lascia un po' dubbioso. Come fanno a passare attraverso? Sicuramente ci sarà qualcosa. Non c'è nulla. Grazie mille, pesci troll. Seriously? Questa è pazzia. Questa è follia. Questa è Tostalandia. Fuck. Seriously? Fuck. Fuck. Ok, allora, stavolta mi dispiace tanto, ma quella moneta stella con la mia bellissima tuta pinguino è mia. Bene. Quale tuta pinguino? Quale Koopa? Quale vita? Ma per... No! No! I'm going to... To... Kick your head! S. My S. Questo Koopa... È amazing. Però io perdendo non sono amazing. Stupido livello del geyser. L'avete capita? Geyser! Geyser! Basta. Questa volta ritornano subito, quindi... Sì. Benissimo, mi serve perché devo... Kickare l'ass a qualcuno. A te. Sì, dovevo.
Perché sennò dovevo far sì che la dranguilla mi colpisse la cosa e... e morire. Benissimo. Prendo Yoshi e lo perdo. Grandioso. Non aspettavo altro. Grandioso. Perché Pterodon di troll? Perché mi fate questo? Oh no, schermata, fermati. Ok. Presa.